Buongiorno a tutti cari spettatori, oggi abbiamo un ospite dall'Agordino, siamo in collegamento con il preside Paolo Zanin. Buongiorno preside. Buongiorno Luigi Guglielmi, buongiorno. Eccoci. Allora, Paolo Zanin è il preside dell'Istituto Comprensivo di Cencenighe e Alleghe. Ci sono questi mostri, lo dico io, non lo faccio dire al preside, che sono gli istituti comprensivi da qualche anno. Una volta eravamo abituati al preside della singola scuola, adesso come sappiamo il direttore è il direttore di una serie di istituti che sono anche di istruzione nel senso verticale, si va spesso dalle scuole primarie a scuole più alte. Che scuole fanno riferimento all'istituto di Cencenighe e Alleghe? Sì, sono due istituti diversi per il momento e per fortuna ancora, ognuno dei quali ha 10 plessi. La struttura è abbastanza simile, 10 plessi per entrambi, quindi all'istituto di Cencenighe si parte dalla scuola d'infanzia, a Cencenighe, a San Tommaso, a Vallada e a Falcade. La scuola primaria altri 4 plessi, a Cencenighe, a Vallada, a Canale, d'Agordo e a Falcade. La scuola secondaria di primo grado, la scuola media, diciamo, a Cencenighe e a Canale. Istituto Comprensivo di Alleghe, che formalmente è un altro istituto, anche qui 4 infanzie, a Rabba, Selva, anche per Colle, Rocca Pietore, a Sottoguda e Alleghe, a Caprile. 4 primarie, stessi comuni, e 2 secondarie di primo grado a Caprile e a Livinallongo. Impressionante. Quanti insegnanti in tutto, professor Zanin? Allora, in ognuno dei due istituti circa una settantina. Mamma mia, e quanti alunni? Qui andiamo è la nota dolente, sotto i 400 ad Alleghe da qualche anno, è di fatto un istituto cosiddetto sottodimensionato, e Cencenighe è sull'orlo, quest'anno 410, ma l'anno prossimo sotto i 400 anche Cencenighe. Ecco, questi sono i numeri che poi spaventano, perché come sappiamo questi numeri determinano le dotazioni, questi numeri determinano il mantenimento delle classi, dei posti di insegnamento, vero professore? Sì, senz'altro, magari anche da questa esperienza si potrà ricavare qualcosa di positivo e far capire come per far lezione bene ci può essere un mix, quindi non vuol dire chiudere, accorpare tutti, perché questi giorni si è sentito di tutto, qualcuno che ha proposto un canale Rai per far scuola per tutti, ma l'aspetto più importante è l'aspetto proprio umano dell'insegnante che ascolta l'alunno, e voglio vedere col canale Rai unico come si fa ad ascoltare ascoltare l'alunno. Le nuove tecnologie possono aiutare anche in caso di non lasciare isolate queste realtà, ma bisogna avere il coraggio di investire e mantenere la scuola, a mio parere almeno. Ecco, perché noi abbiamo scelto di sentire il professor Zanin, lo dico a chi ci segue, proprio perché volevamo far parlare un preside di montagna, che tra l'altro è anche Agordino, insomma, quindi ha anche una sensibilità particolare, no? Perché a Belluno, per quanto siamo in una città piccola, o a Feltre, città piccole, possiamo essere più facilmente assimilabili alle situazioni magari della pianura, invece in montagna, da noi, nelle nostre montagne, cambia tutto. Adesso con questa emergenza del coronavirus anche voi vi siete trovati di fronte a problemi inediti, e tra l'altro quello appunto della didattica a distanza. Come sta andando, preside? Sì, io sono soddisfatto, perché le difficoltà ci sono e non lo nascondo, e perché il contatto umano manca e si sente, proprio per quello che ho già detto prima, è importante che ci sia. Da noi poi si moltiplicano anche, immagino rispetto che in città, i problemi anche pratici legati alla qualità delle connessioni. Rispetto a qualche anno fa ci sono già dei passi avanti, ma la situazione non è ancora ottimale, e quindi è tutta una rincorsa. Ci sono tanti momenti in cui magari le connessioni sono anche altalenanti, però sono stati fatti grandi passi avanti, e questa è stata anche un'occasione per sperimentare. Ricordo ancora quando c'era il preside Serafini, avevamo avviato un'idea per i periodi di chiusura di scuola, per le nevicate, i tentativi e il rischio di slavine.
E lì ci eravamo un po' dovuti fermare perché la rete proprio di connessione non era pronta per fare, per esempio, una videoconferenza come questa, in tante realtà, a parte che nelle giornate di neve poi è ancora più complicato, Più complicato, ovviamente. perché appunto i problemi sono molteplici. Lo Stato non ha dato, forse non ha, ha preferito non dare indicazioni, per esempio, almeno a me non è arrivata notizia che lo Stato abbia fornito indicazioni sui software che possono essere usati in questo frangente. Ha lasciato un po' fare, dico giusto, professor Zanin? Sì, e anche se io non lo vedo proprio come aspetto negativo, in realtà il Ministero ha aperto subito una pagina dove ha dato indicazioni e ha aperto subito due, le ha chiamate call, due appelli in cui ha invitato sia i produttori di hardware che di software a mettersi a disposizione. Quindi sul sito del Ministero sono comparse subito delle indicazioni, specialmente però dei big mondiali globalizzati. Per fortuna, mio punto di vista, sono emerse anche altre soluzioni, vorrei sottolineare, in questo aspetto. In questo momento, per questo aspetto, le soluzioni legate al software libero. Adesso stiamo Certo. facendo questa conferenza con quello che, a mio parere, per quanto ho visto, è un software che era stato pensato già da anni per la didattica, viene utilizzato in tante università per le lezioni a distanza e si chiama Big Blue Button. Perché qui devo confessare che io come giornalista ho proposto questa intervista al professor Zanin e poi mi sono dovuto affidare alla sua capacità informatica perché mi ha voluto far provare qualcosa di alternativo ai big che si usano di solito. E adesso appunto siamo in collegamento, come diceva adesso il professore, con questo Big Blue Button che è forse uno dei maggiori, no? Programmi open source, programmi liberi per fare questo tipo di Esatto, lavoro. è stato pensato quindi a delle funzioni asimmetriche per quanto riguarda le prerogative dell'insegnante e degli alunni. Quindi l'insegnante può stabilire se l'alunno può o no intanto intervenire, se non viene messo in una specie di anticamera di attesa per evitare intrusioni spiacevoli, ma soprattutto poi può decidere se può parlare, c'è uno spazio. Lavagna in cui può scrivere l'insegnante sia con la tastiera sia avendo a disposizione uno strumento touch con una penna touch dal vivo e può decidere di invitare a far scrivere anche l'alunno. Può dividere la Quindi classe in gruppi e saltare da un gruppo all'altro, quindi è proprio uno strumento pensato per la didattica. E mi pare di capire, non gli manca niente rispetto ad altri più blasonati marchi, giusto, professore? Assolutamente no, anzi non è un programma derivato dall'uso di video lezioni aziendali tramutato per l'occasione in didattica, ma è proprio studiato per Nasce la per la didattica, didattica, nasce per la ecco. didattica. E però le chiedo, vabbè, anch'io sono padre di figli che studiano e marito di insegnante, quindi insomma ho dentro un piede in questo settore. Mi chiedo se a livello anche provinciale nostro non sia possibile e utile pensare di far circolare più di quanto non si faccia finora informazioni di questo tipo, insomma, perché non è facile inventarsi di punto in bianco esperti di software Sì, in questo settore. devo dire anche che in questo momento di emergenza assoluta io ho cercato di proporre e di spingere, ma anche nel mio stesso istituto non ho proibito di usare altre soluzioni, perché chi aveva già un'esperienza era meglio che andasse avanti con quella e con Certo. qualcosa di semplice e di stabile, perché adesso abbiamo appunto avuto proprio il problema che oltre all'aspetto proprio propriamente didattico di contenuti, trasmissione di far acquisire competenze, c'era anche quello di riunire il gruppo classe, quindi io Certo. non mi sono fatto problemi. Certo, sono contento per quello ho detto prima che il Ministero non abbia indicato una piattaforma di un big pensando che ci fosse solo quella. Invece un po' di apertura fa bene e riflettere anche su che cosa è importante. Ogni momento ha le sue priorità, penso, poi non bisogna rinviare all'infinito, ma se noi facciamo
mente locale. Cosa ci interessa in questo momento? In questo momento era la trasmissione, poi anche è stata l'occasione per sperimentare tante cose anche per me in prima persona, senza imporre soluzioni a nessuno, perché andrebbe contro quello spirito che dicevo del software Mi sembra libero. molto bello. Poi vedo altri tre fronti, professore, in questo frangente. Uno è quello appunto degli insegnanti. Spesso gli insegnanti, come tutti d'altra parte, cioè non è detto che abbiano quelle competenze, idonee a sapersi gestire con queste modalità nuove informatiche. Lo vedo appunto anche nell'esperienza che faccio con i miei figli. Mia figlia alle medie fa video lezioni con soli due insegnanti. Di tutto il corpo docente che ha, gli altri danno semplicemente compiti a casa. Non è proprio scuola a distanza questo, insomma, ecco. Immagino che possano esserci difficoltà. Un altro fronte è quello dei ragazzi. Adesso non voglio buttare troppa carne al fuoco, però il problema che si sente citare e che vediamo, insomma, è anche quello. Bisogna chiedersi, ma i ragazzi hanno accessibilità a questo tipo di cose? Hanno gli strumenti, hanno il computer, hanno il telefono, hanno la connessione, come si diceva prima, no? Ecco, e poi più in generale il problema proprio dell'esistenza di reti sufficientemente potenti da permettere la trasmissione di questi dati, perché c'è tanto flusso, insomma, con le immagini. Ecco, partiamo dagli insegnanti. Sì, Voi come hanno condivido. accolto No, questa? io questo è un aspetto che mi è piaciuto perché ho visto tanti insegnanti mettersi in gioco. Ah, Tanti sì. insegnanti sono abituati a essere competenti al 100% nella loro professione e magari avevano una paura, non sentendosi sotto questo aspetto tecnologico, informatico, perfettamente padroni della situazione. Mi è piaciuto vedere come abbiano avuto anche il coraggio un po' di buttarsi e secondo me è un insegnamento anche questo agli alunni che di fronte a una difficoltà nuova non ci si può richiudere e non si può rinunciare dicendo no, non sono padrone. Nessuno si deve vergognare, tutti hanno sempre qualcosa di nuovo da imparare. Nel mondo di oggi si parla sempre di apprendimento durante tutto il corso della vita. Quindi anche in questo caso io ho visto una buona reazione. Poi sì, certamente chi aveva già una competenza di base era avvantaggiato in questa situazione, ma non bisogna fare confronti, bisogna pensare dalla situazione in cui parto, cosa posso fare per offrire qualcosa di più ai miei Ma alunni mi sembra senza. di sentire una certa soddisfazione, professore, per come stanno andando le cose. Sì, c'è cioè pur in tutta la situazione anche drammatica in cui viviamo, penso che sia stata un'occasione veramente per chi l'ha voluto fare, e sono tanti a averlo voluto fare, di mettersi in gioco, di provare, sperimentare tante cose, perché la didattica spesso è ferma la lezione frontale, invece così c'è stata la possibilità di sperimentare altre modalità come la lezione capovolta e magari un materiale o una video lezione registrata che gli alunni possono scaricare se c'era già una piattaforma o si è creato un luogo condiviso di deposito materiali e poi la lezione non solo di lezione frontale spiegazione, ma di rielaborazione e anche condivisa con lavori di gruppo. Non bisogna confondere, secondo me, a mio parere, l'attività di lezione a distanza di questi giorni solo con la video lezione online. La video Certo, lezione certo, online ha certo. un aspetto e può essere impostata in tanti modi, è importante, ma è solo una parte, perché dobbiamo sempre riuscire, a mio parere, a rendere gli alunni protagonisti, quindi sia della lezione online, non deve essere trasmissione, se no tanto vale registrarla e che ognuno se lo ascolti quando è più sveglio, e invece la parte che vale di più è quella dove interagisce, dove propone, dove è protagonista. Certo, ma professore, ci dica della risposta da parte dei ragazzi e delle famiglie dei ragazzi, perché sottolineerei anche un aspetto: nei suoi due istituti, ci sono molte scuole, le più basse, insomma, quelle con i Sì, bambini piccoli, e lì dove è dovrebbero stato esserci bello forse. vedere anche l'inventiva delle maestre, per questo che ho detto che io, che sono patito del software libero e convintissimo,
la pubblica amministrazione ha anche dei doveri precisi, ho lasciato la piena libertà anche di utilizzare gli strumenti più già in possesso dei genitori, perché specialmente alla scuola dell'infanzia ci siamo posti i primi giorni il problema di non appesantire ancora di più. Già i Eh genitori sì. dovevano tenere i bambini, poi si sono alternate le fasi in cui magari qualcuno era ancora al lavoro oppure no, però già dover tenere i bambini o trovare qualcuno che li tenesse, appesantire ancora di più con cose impossibili, cioè, oppure non facilissime da mettere subito in pratica, era da evitare. Però ho visto una bella Certo. fantasia usando strumenti diversi nelle varie scuole e con tanta soddisfazione dei genitori e anche dei bambini, il poter vedere o anche solo ascoltare la voce della maestra, se anche solo ha registrato un racconto, è stato molto bello, mi è stato riferito anche. Bene, e quindi e chiuderei con questo perché dobbiamo anche poi le esigenze comunicative di questa intervista richiedono anche tempi contenuti perché la gente poi ha il tempo che ha di seguirci, no? E io ringrazio tantissimo proprio per la sintesi anche che il professor Zanin ha saputo proporre, insomma, nell'affrontare questi temi che sono di una complessità incredibile. Ecco, questa esperienza già ne abbiamo accennato. Che spunti ci può dare per il futuro? Viviamo appunto in una terra dove le classi anche verticali, come si chiamano, non mi viene nome, Pluriclassi. pluriclassi sono diffuse. Ecco, già da noi sono già stati fatti di fatto degli esperimenti che altrove neanche si immaginano possano esistere, no? E questa cosa ci farà fare uno scatto ancora in avanti, professore. Io penso che in questo modo abbiamo degli strumenti in più per offrire una scuola di qualità e al passo coi tempi. Io ho sentito tanti alunni dire, beh, mi sono reso conto di più di che cosa vuol dire usare un computer, perché noi pensiamo che i giovani siano digitali e quindi sappiano tutto. In realtà già caricare un file, entrare in una piattaforma e quanti Certo. errori di pa... Invece hanno fatto un'esperienza e questa sarà una competenza che varrà. E avremo la possibilità appunto con questi strumenti in più di offrire qualità alta. Non è il mio ruolo come dirigente scolastico fare un discorso, io devo solo con le risorse che mi sono date fare il massimo possibile, però io ho sempre pensato qual è la discriminante se un plesso può essere chiuso o no. Se non sta offrendo qualcosa che ha una qualità alta, meglio chiudere. Se sì. invece ci sono anche pochi bambini, ma si riesce a fare un'offerta buona, bisogna riflettere, investire o chiudere e, a mio parere, anche far morire il territorio intorno. Questo bisogna pensarci. In questo momento devo dire, abbiamo riscontrato un'ottima collaborazione da parte delle amministrazioni comunali, ci tengo a dirlo, perché si sono venute incontro in modalità diverse, ma tutte, e quindi un vivo ringraziamento. E abbiamo sentito, devo dire, la vicinanza anche dello Stato, perché ci sono arrivati subito fondi alle scuole, prima promessi, poi ma sono già sul conto corrente, li abbiamo già spesi anche per acquisire anche di dispositivi, device, non certo per tutti gli alunni. Però per almeno fare degli acquisti in modo che le situazioni più delicate avessero una risposta concreta e non solo a parole, c'è Nel stata. nome dell'inclusione, insomma, no? Di fatto. Sì, poi ho sentito posti dove il bisogno era molto maggiore dell'offerta e della cifra stanziata dal Ministero, però sicuramente non sono rimaste solo parole e bisogna dirlo perché in questo la cosa ha funzionato, è stata rapidissima. Professore, le faccio Ringrazio. un'ultima domanda. Sembra anche dalle dichiarazioni del ministro Azzolina in intervista che quest'anno ormai finirà così, finirà da casa quest'anno scolastico. Mi ha colpito perché il ministro ha detto che sarebbe sbagliato annullare quest'anno scolastico perché con questa esperienza molti insegnanti e molti ragazzi hanno lavorato. Non sono stati mesi di annullamento della scuola, sospensione della presenza, ma di fatto si è lavorato.
Ecco, lei come vede, insomma, No, questo sono aspetto? d'accordo, anzi sono rimasto molto stupito a leggere anche politici di tutto lo schieramento, non è un discorso di parte politica, dire ah, è necessario far scuola a luglio-agosto perché non si è fatto molto meno. Non è vero e credo che quello che è rimasto negli alunni non sia poi meno, perché noi non dobbiamo essere coscienti che non è che se sono in classe l'insegnante parla un'ora, tutto viene assorbito come da una Certo. spugna. Quello che rimane davvero è limitato. Certo, penso e forse all'infanzia, i bambini, certe esperienze abbiano dovuto, e quindi un grosso ringraziamento lo devo dare anche a tutte le famiglie perché abbiamo solo trasmesso delle indicazioni e hanno fatto loro il lavoro, ma è anche bello che i genitori siano coinvolti nel processo educativo dei figli. E pensando anche poi alle superiori e certi esperienze pratiche, tutti i laboratori che abbiamo molto belli anche in Agordino al Folador dove ero l'anno scorso, quella parte di laboratorio un po' è mancata, senz'altro. Certo. Però da lì a dire che non si è fatto niente o si è fatto meno, secondo me si è fatto in modo diverso, non è stata una scelta di nessuno, ma siamo stati obbligati dalla situazione. Il virus non ci ha chiesto il permesso per arrivare, quindi siamo stati, abbiamo dovuto reagire. Penso che la reazione sia stata buona, poi è inutile fare confronti. Ecco, un'altra piccola cosa che volevo aggiungere, forse la difficoltà del non vedersi ha creato tanti equivoci. Penso che metà del mio lavoro sia stato cercare di far parlare poi direttamente le parole, le persone, perché da un messaggio scritto avevano capito l'un l'altro molto differente, quindi questo l'ho notato. Tanta corsa alle conclusioni, invece ragionando un pochino. Tornando alla Va domanda, benissimo. comunque penso davvero che si è lavorato tanto e quindi, per esempio, anch'io ho invitato nella mia scuola durante le vacanze di Pasqua a riposare, fare uno stacco, meditare, piuttosto guardare qualche, fare qualche buona lettura, ma non lezione. Perché qualche genitore aveva detto, ma con tutto il tempo perso, non abbiamo perso tempo. Non Come ho è detto stato prima, non perso dobbiamo tempo. pensare che se c'è solo un'ora di video lezione è solo un'ora di scuola. L'impegno degli alunni è anche maggiore, stare davanti allo schermo, si è più sotto pressione. Se è fatta bene, gli studi è vero che ci sono solo più in ambito universitario, ma sembra che valga come 2 ore in presenza. Quindi Benissimo. Va bene, allora professore, con questa nota di ottimismo, guardiamo al positivo. Ce n'è, vero? sì, Ce n'è, potrà professore. aiutare. Fino adesso, se posso, un'ultimissima osservazione. Quando c'era Certo. bisogno di una parte di insegnamento a distanza con tutti i compagni in classe, perché magari un compagno era malato, era a casa, era qualcosa di strano. Adesso, probabilmente in futuro, sarà più normale, avremo già tutti gli strumenti e anche questo sarà una competenza acquisita importante per tutti. Va bene. Molto bene, molto bene. Professore, grazie molte. Allora, buona conclusione di anno scolastico, che sia con un ritorno tra i banchi oppure molto probabilmente no, ma con serenità, con la tranquillità anche di aver fatto un buon lavoro e saluti a tutti quanti i suoi alunni e agli Grazie, insegnanti che ci mettono tutto l'impegno. grazie. Ciao a Io tutti. ringrazio l'amico del popolo che è sempre vicino al territorio e sempre pronto a, e noto anche voi avete sempre di più strumenti per avvicinarsi sempre di più alla gente. Quindi veramente siamo. complimenti. Va bene, grazie Complimenti. professore, grazie, molto graditi. Saluti, buon lavoro. Grazie, un ringraziamento a tutti i docenti che lo meritano. E sosteniamoli, quindi grazie a tutti i genitori, sosteniamoci a vicenda, è importante. Benissimo, grazie, grazie anche a chi ci ha seguito. Ciao a tutti. Arrivederci a tutti.